Ciao a tutti, sono Barbizzanex e benvenuti in un'altra puntata dei film brutti. Quella sfavillante rubrica in cui parlo di quei film così brutti su cui è impossibile anche fare una semplice recensione. Oggi parleremo di un film italiano che vanta nel suo cast niente po' di meno che Nicolas Vaporidis e Chiara Ferragni. E la cosa sconcertante è che Chiara Ferragni, neppure un'attrice, è tra le migliori attrici all'interno di questo film. Se avete visto questo film, ovvero Outing, Fidanzati per sbaglio, e vi è piaciuto, non prendetevela per questo video. Se volete vederlo e volete farvi del male, io l'ho visto su Netflix e questo video conterrà tutti i spoiler perché vi devo parlare di quanto è brutto questo film. Io sinceramente ho cliccato su questo film proprio perché credevo, ipotizzavo fosse brutto, però non credevo fosse così brutto. Ma iniziamo subito. Avete presente tutte quelle persone che dicono un film non si giudica dal trailer? Qui si batte già un record, perché già dal titolo questo film sarebbe da bidonare, perché infatti Outing, Fidanzati per sbaglio contiene già nel titolo un macroscopico errore, ovvero la parola outing viene utilizzata totalmente a casaccio. E io mi domando, ma se tu fai un film in cui metti come titolo una parola, ma vuoi cercarla almeno prima su Google? Almeno per capire se effettivamente il significato è quello, perché qui si capisce apertamente che non si sa assolutamente il significato di questa parola. Molto spesso outing viene utilizzata come sinonimo di coming out, ma sono due parole totalmente diverse. Il bello è che all'interno di questo film non viene utilizzata neppure in quella maniera. Non si capisce bene che cosa intendessero loro con outing. Cosa vuol dire coming out? Coming out vuol dire quando una persona va in pubblico e dice sono gay, e questo è coming out. Coming out è una cosa bella, outing invece è una cosa brutta da fare. Vuol dire quando qualcuno è gay, non l'ha detto a nessuno, non lo sa a nessuno pubblicamente il suo orientamento sessuale, e una terza persona si permette di dirlo al posto suo al mondo intero. Non è una bella cosa da fare, ma il bello è che questo film non viene utilizzato neppure in questa maniera, perché outing viene utilizzato per dire outing della regione Puglia, bando alle coppie di fatto. Quindi non si capisce, forse credevano che outing volesse dire tipo annuncio, oppure breaking news, una roba del genere. Io non l'ho capito, voi l'avete visto questo film, avete capito? Perché secondo me dovevano semplicemente cercare sul dizionario questa parola. Questo film è stato creato tutto da un'unicamente. Questo regista ha fatto il film, l'ha diretto, l'ha montato, ha fatto di tutto e di più. Purtroppo per lui il risultato è quello che è. Probabilmente si sono detti, ok, produciamo questo film, facciamo finalmente un film simpatico sull'omosessualità per questa Italia piena di bigotti. Doveva forse essere un film all'avanguardia, magari, secondo loro. In realtà non è così. Magari Nicolas Vaporidis ha pensato che questa potesse essere la sua occasione alla Brokeback Mountain. Purtroppo non è stata così. I protagonisti di questo film sono Federico e Riccardo, che sono due amici pugliesi di vecchia data, sin da piccoli. Perché ho sottolineato così tanto che fossero pugliesi? Non lo so, viene sottolineato tantissimo nel film. Federico è interpretato da Nicolas Vaporidis, o insomma un attore consumato italiano. Lui ce l'ha tutte, è orfano, ha un fratellino minore di tipo 7-8 anni che per tutto il film non va mai a scuola, non capiamo perché, e ogni tanto sparisce questo ragazzino, non si sa bene dove l'hanno piazzato, perché il film, come tutti i film brutti che si rispettano, ha tipo dei crateri di trama che non sappiamo cosa accade. Inoltre, come da tradizione, questo bambino che avrà 8 anni parla come un cinquantenne consumato dalla vita. Ma torniamo a Federico. Federico, interpretato da Nicolas Vaporidis, come vi ho detto, è orfano, ma non basta, è anche povero, ma non basta, è senza lavoro, ma non basta, deve badare al fratello, ma non basta, ci prova con qualsiasi tizia abbia nei paraggi, ma tutte queste gli danno un palo perché è poveraccio. Ma tutto ciò non basta, è come se non bastasse, è pure zoppo. E questa è una parte divertentissima del film, perché in pratica il suo personaggio è zoppo, però per tre quarti di film non si vede mai zoppicare, corre come il commissario Rex quando vede il panino nella pubblicità, identico. Quindi noi vediamo dei momenti in cui cammina normalmente e dei momenti in cui dice di essere invalido che zoppica appositamente, però non è una farsa, è effettivamente invalido nel film, però si vede che si dimenticano di farlo vedere così. Ci sono questi momenti in cui lui cammina normalmente, cammina spedito, però ogni tanto zoppica e fa proprio così. Ma nonostante tutto ciò, Federico rimane un grandissimo amante del PDF, fa un po' il mollicone con chi capita, e questa caratteristica che lui è un playboy consumato, ovvero ci prova con la qualunque, basta che sia donna, diciamo che avrà un senso molto particolare, soprattutto nel finale del film, giusto così per sottolineare la trama in vacca. Ma mentre Federico è lì al sud ed è rimasto morto di fame, il suo amico Riccardo ha fatto fortuna, o quasi, fa il mantenuto dalla fidanzata, è andato a Milano e vuole fare lo stilista, però subisce una di quelle discriminazioni terrificante. Il film lo dice chiaro e tondo, finalmente abbatte questo tabù, ovvero
la discriminazione degli etero. Qualcuno doveva dirlo. Un film per tentare di parlare del tema dell'omosessualità che mette sul piatto con serietà la discriminazione degli etero. Fantastico! Il film ovviamente non lo dice in tono scherzoso, ma dice realmente e fa vedere realmente che il mondo della moda, se vuoi fare lo stilista, devi essere gay. Se sei etero, mi dispiace, ma sei discriminato. Federico è un morto di fame. Vede sul giornale che la Puglia fa questo outing, ovvero fa questo bando. Forse credeva lo fosse bando il sinonimo di outing, io sinceramente non lo so, in cui dà dei fondi a delle coppie di fatto e loro si presentano. Federico non legge effettivamente che sono per delle coppie di fatto e quindi si presenta con il suo amico di infanzia, dice tanto te sta a fa niente, sta qui con sta fidanzata che è una rompiscatole, ma vieni al sud con me e mettiamo su un atelier. Ovviamente tutto il nodo centrale del film, che dovrebbe fare riderissimo riderissimo, è il fatto che questi due amici etero si devono fingere gay, quindi tutte quelle cose si fingono gay, tutto questo dovrebbe fare riderissimo. Molto probabilmente tutte le persone che hanno fatto questo film non sanno dell'esistenza di un film molto più accattivante, che è un vero capolavoro, che è Il Vizietto, dove addirittura una coppia gay si deve fingere etero. Il Vizietto degli anni 70, siamo nel 2016 ed ecco che ci tocca vedere. In genere anche i film più brutti che prendono questa idea, ovvero di due tizi etero che si devono fingere gay, fanno alla fine una mezza specie di regoletta morale dove si parla magari almeno leggermente di discriminazione di queste coppie, cosa vuol dire essere gay, quindi anche tutte le cose negative. Ma questo è un film talmente brutto dove non si prende neppure in considerazione tutta questa cosa, anzi tutto il film cavalca su stereotipi terrificanti da una parte all'altra. C'è questa sovrabbondanza di stereotipi gay che tocca veramente l'evitabile. Il film è così brutto e fatto così male su così tanti aspetti che io ve lo giuro neppure un video su YouTube. Ma iniziamo subito dall'inizio, partiamo subito dall'aspetto tecnico. Il film butta sul piatto mille argomenti e ovviamente non ne tratta nemmeno uno decentemente. Parla della discriminazione, dell'essere gay, della mafia, della corruzione, dell'omicidio, ma addirittura tutto questo viene fatto così male che sfiora nel ridicolo. Inoltre dovrebbe almeno tentare di far ridere, non ha nulla di regoletta morale, nulla di tutto ciò, però almeno far ridere. Nemmeno quello! Ci sono delle battute nel film che io veramente non credo che qualcuno rida per queste battute. Una delle battute è: il cavallo dei jeans è così basso che sembra un pony. Cavallo dei jeans, pony, cavallo, pony. Cosa ho fatto di male? Adesso iniziamo subito a parlare veramente della tecnica, perché questo film è terrificante. Parliamo della regia. Il film si apre con una sigla che sembra quelle automatiche di iMovie. Chi ce l'ha iMovie mi capirà il volo. È terrificante. E come se non bastasse, il vero tocco sciccattoso è la scritta del titolo del film, ovvero Outing, con brillantini a destra e a manca. Probabilmente avranno pensato gay uguale strass. La regia è piena di scene tremolanti, ma veramente che fanno così. Ma c'è anche una licenza poetica nello stile Danny Boyle ai tempi di Trainspotting, ovvero dei momenti in cui i personaggi tipo riflettono su loro stessi. E ci sono queste scene prese dal nulla in cui questi personaggi si muovono in maniera scattosa, ma non c'entrano niente con tutto ciò. È tipo, non lo so, interiorità, non si capisce bene. E sembrano quasi prese da un videoclip di Negramaro. Come se non bastasse, questi momenti hanno anche l'effetto posterizza. Devo aggiungere altro. Molte delle scelte registiche a me hanno fatto quasi venire in mente che probabilmente dietro tutto ciò ci sia una visione poetica, ovvero l'Automa Vision. Non so se la conoscete, ma è una poetica di Lars von Trier che ha utilizzato nel Grande Capo. Quello è un film veramente bello, guardatelo. In cui praticamente un computer decide a caso le riprese da fare. Secondo me questo film è andato un po' così, anzi forse il computer poteva solo che migliorare. Se tutto questo vi sembra brutto, passiamo alla vera cosa terrificante del film, e sarebbe l'audio. L'audio è una di quelle cose a cui non diamo mai troppo peso nei film, però questo film vi fa capire tutta l'importanza dell'audio. In metà delle scene, quelle che sono a fuoco, perché metà sono anche senza fuoco, ovvero scene tipo così praticamente, che il soggetto non è a fuoco, quelle scene dove sono a fuoco ci sono dei problemi di audio, ovvero ci sono dei momenti quasi all'inizio, quando Riccardo va da questi due stilisti gay, che ovviamente sono vestiti pacchiani, si muovono così con il polso slogato, perché ti pare che devi fare un gay, non lo devi fare con il polso slogato, e ovviamente ci devono provare con tutti. Ci sono dei problemi di audio e questi due tizi non si sentono, in pratica non hanno messo abbastanza vicino il microfono, che perché non si sentono? Avete presente come quando ci sono quei programmi di talk show e c'è una che si alza dal pubblico e inizia a blaterare di qua e di là, però non gli è arrivato il microfono e quindi non si sente un cavolo, si sente lontanissimo. Esattamente così. In pratica dovrebbe essere tipo così, non lo so se mi sentite adesso. E già così dite ok,
possiamo passarci sopra, ma il bello è che verso metà fine film c'è qualcosa che è epico. Continuano i momenti in cui non si sentono le persone che parlano, ma verso la fine del film addirittura c'è il microfono che sbatte. Non so se l'avete visto, però tecnicamente non deve stare in campo. Questa volta si sente proprio che mentre le persone parlano, il microfono sbatte sul muro, tipo, e si sente boom boom boom. E io ero lì e dicevo, ma possibile? Ma cos'è? Ma cosa sto guardando? Ma perché non hanno rigirato queste scene? Cioè, gli costava così tanto rigirare queste scene? Lo giuro, questo film è oltre sotto tutti gli aspetti. Ma iniziamo subito con i nonsense della trama del film, che ce ne sono a bizzeffe. Iniziamo subito con il personaggio di Federico, ovvero Nicolas Vaporidis. Lui è un poveraccio, l'abbiamo capito. È povero, bada al fratello, non ha i soldi neppure per comprargli un gelato, non hanno i soldi per niente, neppure un euro, niente di niente, veramente senza una lira. Noi vediamo una scena prima così, e nella scena dopo noi vediamo lui che corre per parlare con l'amico e va a Milano, dalla Puglia, e ha preso un treno. Ma io dico, ma se non aveva i soldi per il gelato per il fratello, dove li ha presi i soldi per il treno? Ma soprattutto, se non aveva soldi, non poteva chiamarlo al telefono? Soprattutto, se è rimasto lì 3 giorni a Milano, dove l'ha piazzato sto ragazzino, il fratello? Perché non si sa, sparisce. Ma oltretutto, ribadiamo il fatto che lui è povero, non ha i soldi, non può pagare la bolletta dell'acqua, non ha i soldi per mangiare, niente di tutto ciò. Arriviamo finalmente in un'inquadratura dentro casa sua. Voi che cosa vi immaginate? Una casa magari un po' spoglia, con poco cibo, con tutte delle cose un po' povere, manco per niente, c'è un villone che ciao, ma soprattutto dentro casa è pieno di cibo, si vedono cose di pasta ovunque. Ma io dico, ma lo scenografo dov'era? Dovevi fare la casa di uno che sta morendo di fame, che non ha i soldi per mangiare, per comprare il cibo, e tu gli fai una casa piena di cibo? Tutto il film è ambientato in Puglia, e a volte ci sono queste cose, i luoghi danno dei permessi speciali, insomma aiutano queste produzioni cinematografiche, e molto spesso in cambio devono ambientare lì questo film. Molto spesso i film fanno queste scelte che sono non opinabili di più, ovvero obbligano questi attori a fare l'accento del luogo e anche del dialetto del luogo. Il 99% delle volte il risultato è imbarazzante ed è meno credibile di me come bionda naturale. E voglio dire, non sono una bionda naturale. Tutti i personaggi qui parlano pugliese, un pugliese così imbarazzante che io ve lo giuro non ho parole. Immaginatevi Francesco Totti che parla milanese, identico. L'unica brava del cast sia a fare l'accento sia a dare un pochino di dignità al suo personaggio è Giulia Michelini. Il problema è tutto il resto del film, purtroppo. Il film, come vi ho detto, dovrebbe portare e dare una nuova luce, quasi positiva si spera, a tutto il mondo gay. Ovviamente non fa questo il film. Tutti i personaggi gay all'interno del film sono ritratti malissimo. Ovviamente sono tutti da macchietta, tutti vestiti come dei pavoni dai colori evidenziatore, tutti con la voce in falsetto e tutti che hanno questo polso slogato che fanno così in continuazione. E ovviamente stereotipo dello stereotipo, ovvero sono tutti marpioni che ci provano con i ragazzetti. I personaggi femminili, come se la vedono in questo film, ancora peggio, sono tutte acide e stronze. Sono tutte dipinte come coloro che vogliono ingabbiare gli uomini, insomma legargli le coppette di gelato. Acidi opprimenti e doppiogiochisti. Addirittura anche il personaggio della suora è imbarazzante, a parte che hanno preso una tizia che avrà 20 anni, le hanno fatto una riga in mezzo, un paio di occhiali. Ok, può sembrare una 60enne, no, si vede che è una ragazza giovane. Inoltre c'è una scena tristissima di loro due che fingono di essere gay dentro il loro atelier, che in pratica è una baraccopoli con 2 jeans di cinesi attaccati, ma atelier de gay, che incontrano questa suora e loro in realtà credono sia trans. Inizia così tutto un gioco di doppi sensi tristissimo, degni di una replica di Il Mammo, la sitcom tristissima con Enzo Iacchetti e Natalia Estrada. Il film tenta maldestramente di far ridere su delle battute che dovrebbero parlare dell'omosessualità, ma in realtà fallisce miseramente, perché le battute in realtà non sono battute. Insomma, quando parlano i due amici sul fingersi gay pubblicamente, uno dei due dice: io non lo posso fare, tengo famiglia. E la parte divertente all'interno di questa battuta è che infatti i genitori si vergognano del fatto che lui sia gay. Inoltre c'è un'altra battuta ancora più triste, dove questi due si confrontano con un personaggio gay e il personaggio gay fa, e sapendo che loro sono etero, dice: ah, a volte la natura fa brutti scherzi. Ma la cosa peggiore è la risposta che c'è dietro da uno dei due protagonisti, che dice seriamente: ah, gli scherzi ora saremo noi. E questa dovrebbe far ridere, questa battuta. Volevano creare forse una scena stile Il bue che dice cornuta all'asino, ma la cosa è terrificante. Nel cast
ragazza c'è anche Massimo Ghini. Inizialmente avevo quasi apprezzato il suo personaggio perché si scopre gay, però non era un gay dal polso slogato. Tempo di scrivere. Wow, è un personaggio come si deve, peggiorato. Appena fa coming out con loro, inizia a fare il personaggio dal polso slogato. Inoltre c'è una scena madre di questo personaggio che fa coming out. E lo sapete come lo fa? Secondo voi come fa a capire agli altri che è gay e non l'ha mai detto agli altri? Si mette il rossetto. Questo film ha un grandissimo problema con i trucchi, perché nel film si pensa e si dà quest'idea che i gay si trucchino. Ma da dove nasce fuori questa cosa? Ma che cosa vuol dire soprattutto? Tutto il film per dichiararsi gay vuol dire mettersi il rossetto. E addirittura il personaggio di Nicholas Vaporidis, per dare l'idea, entrare nel look gay, oltre a vestirsi malissimo, si trucca tipo il cantante dei Cure. Ma cosa? Ma quello dovrebbe dare l'idea che sei gay? Dovrebbe far capire agli altri che sei gay? Ma cosa? Ma dove? Il film però non si limita semplicemente all'ambito LGBT per buttare le carte così, ma fa anche di più, ambisce anche di più, anche a parlare della mafia e della corruzione al sud. Viene dipinta questa riunione tra mafiosi come se fosse una riunione dei casalinghe che stanno a parlare del contenitore per mettere i fagiolini da Tupperware. Il cattivo del film è uno che anche qui la cosa si risolverà malissimo. Lui in realtà si scopre che ha ucciso i genitori di Federico, ovvero il personaggio di Nicholas Vaporidis, durante un incidente di macchina. Lui ha commesso questo omicidio stradale per disattenzione, che ha fatto il furbetto, poi se l'è scampata proprio perché ha legami poco chiari, è figlio di questa cosa drammatica, ovvero il fatto dell'essere impuniti, di aver ucciso qualcuno, di aver ucciso i genitori del protagonista, viene dipinta, non lo so, in una maniera ridicola. C'è la scena dell'incidente in cui ci sono i parenti di Federico buttati per strada, che sembra una scena del film dei Puffi. Addirittura, lo sapete che cosa? C'è praticamente il sangue sulle vittime fatto con il rossetto rosso. E tu dici proprio, ma cosa sto vedendo? Ma perché? Se questo tizio alla fine ricatta Federico, fa un'ipoteca sulla sua casa, si prende la casa, e anziché denunciarlo, cioè hanno fatto tutto un film per denunciamo contro la mafia, corruzione, di qua di là, alla fine non lo denunciano, ma fanno tipo un patto di silenzio per avere la casa. Ma che finale è? Però i film brutti, lo sappiamo, buttano tutte in caciara. Però secondo me nel finale di questo film si è proprio andato ben oltre. Ovvero, preparatevi. Massimo Ghini che fa il coming out. Ci sono i due protagonisti che quindi dicono a tutti: guardate, noi abbiamo finto perché non c'avevamo una lira di qua e là. E tornano con le loro fidanzate. Riccardo ritorna con la fidanzata che è cattivissima, acida e lo tratta male. Mentre Federico si mette con la tizia che faceva le indagini. Tutte vanno d'amore d'accordo, si stanno per sposare, stanno anche per avere figli, sembra tutto felice e contenti. No, perché il film vuole strafare. E quindi che cosa fa? Lascia un finale shock, ovvero che i due si sono appartati per baciarsi. Ma cosa? Cioè, hai dipinto per tutto il film Federico come un playboy che si faceva anche le poltrone se solo avessero avuto una vagina. Ma che cosa fai che adesso si mette con il fidanzato? Ma non ha senso tutto ciò. Ma ogni film brutto che si rispetti, che riguarda l'argomento LGBT, manca una cosa fondamentale che non fanno praticamente mai. Voglio fare tutti quelli là, facciamo il film sui gay, dico di là. Poi manca sempre una cosa, ovvero il bacio gay. Mai, oscurato, messo di lato per non far vedere chiaramente. Poi no, le cose etero, non lo so, tra un po' fanno vedere le spaccate, le visite ginecologiche in diretta, per amore dell'arte, e che c'è di male? Però per le cose che hai anche un bacio sulle labbra, no. E questo film non è da meno. Una frasca e una fratta coprono questo bacio che altrimenti il Vaticano chi lo sentiva più. Questo era tutto il film Outing, una cosa terrificante. Il mio voto per questo film è 1. Purtroppo non ho potuto mettere immagini di questo film, che non vorrei fare alla fine di altri film, ovvero ho criticato questi film una volta di quel regista e tutte le cose mi hanno insultato su Facebook. Spero non accadrà di nuovo, soprattutto non ho potuto mettere le scene per motivi di copyright, altrimenti YouTube se volete effettivamente farvi del male andate su Netflix e guardatevelo. L'ho visto perché volevo ampliare questa rubrica di stroncature, però sinceramente me lo sarei quasi quasi risparmiata. Questo era tutto questo film, quanto fosse brutto. Ma voi, che film avete da consigliarmi per le prossime stroncature? Mi raccomando, di film veramente ma veramente brutti. Scrivetemi pure qui sotto tutti i film brutti che avete visto ultimamente, non vedo l'ora di vederli, o forse no. Se vi piacciono i miei video potete sostenermi iscrivendovi al mio canale, mettendo un like, condividendo il mio video in giro o comprando tramite il mio link di Amazon. Grazie mille ancora per aver visto questo video, sono curiosa dei vostri suggerimenti e noi ci vediamo al prossimo video. Guardate, per essere in tema dovrei farlo così il video saluto, ovvero fuori fuoco e coprire pure l'audio magari.